Osservare le rocce delle Dolomiti è come avere una macchina del tempo, capace di portarci indietro di milioni e milioni di anni, attraversando gli sconvolgimenti geologici che hanno plasmato il paesaggio e modificato profondamente le forme di vita che hanno abitato il nostro pianeta. Un tempo immerse nel mare, quelle montagne che dal 2009 l'UNESCO ha dichiarato Patrimonio Mondiale dell'Umanità si sono innalzate dagli abissi con l'inizio dell'orogenesi alpina, quando la collisione tra la placca africana e quella europea, iniziata circa 100 milioni di anni fa, le spinse gradualmente fuori dall'acqua. Oggi possiamo vedere la testimonianza di tutti questi straordinari processi geologici nei resti fossili di animali marini scolpiti nella roccia. E in alcune aree delle Dolomiti la macchina del tempo ci proietta ancora più indietro, in pieno Triassico, quando a dominare il pianeta erano i dinosauri. Nei giorni scorsi ci siamo uniti a un'escursione organizzata dai geologi e dai paleontologi dell'Università di Padova per i propri studenti e abbiamo partecipato insieme a loro alla ricerca dei fossili sulle Dolomiti bellunesi, nei dintorni di Feltre. Le tappe della giornata sono state due e in entrambe la ricerca è stata proficua e soprattutto molto emozionante. Siamo alla fine di questa nostra giornata di escursione. In questo momento ci troviamo sul greto del torrente Caorame, nei dintorni di Feltre. È un torrente famoso perché scende dalla Val Canzoi, che è un'area molto famosa anche dal punto di vista turistico e paesaggistico, ma non tutti sanno che il torrente Caorame è famoso anche nell'ambito dei geologi per il fatto di ospitare uno dei più belli affioramenti di glauconi e ribelluno che siano rimasti ormai sul territorio, perché la maggior parte degli affioramenti è stata distrutta o per effetti naturali o anche purtroppo per effetto antropico. Questa è la seconda tappa della nostra escursione di oggi, è quella più proficua dal punto di vista paleontologico perché ci sono i ragazzi che stanno diventando matti a raccogliere fossili, anche se in realtà il focus della giornata è stato allo stop di stamattina quando ci siamo recati nella cava di Marna, di Villa Bruna. È una cava che di fatto coltiva del materiale argilloso che viene utilizzato per la produzione di laterizi e abbiamo avuto la possibilità di fare la visita alla cava sia nella parte, diciamo, di sfruttamento del minerale sia nella parte di produzione grazie alla gentilezza dei proprietari, del direttore, soprattutto il dottor Sarto, che ci ha accompagnato in tutta la visita. Speravamo di trovare qualcosa di più, perché di solito è un'area che è molto ricca di resti fossili, soprattutto denti di squalo e resti di delfini. Resti di delfini che sono una cosa un po' particolare, perché se qualcuno di voi ha avuto mai occasione di visitare il Museo di Paleontologia di Padova, avrà visto sicuramente dei resti di questi strani organismi che non sembrano delfini, onestamente, come scheletri sembrano degli squali quasi, la via di mezzo tra squalo e coccodrillo. Ed erano comunque degli organismi molto molto numerosi in questa zona circa 20-25 milioni di anni fa, appena prima del sollevamento delle Alpi. Le Alpi di fatto si stavano alzando, quindi quel grande mare che aveva dominato per tutto il Mesozoico, buona parte del Cenozoico, quindi fino a circa 30 milioni di anni fa, gradualmente è andato scomparendo, lasciando posto poi alle montagne che conosciamo attualmente e ovviamente Alpi e Appennini e anche alla pianura padana che si formerà nel corso del tempo. Questo è il momento in cui andiamo a formare nelle nostre regioni una grande baia, come un grande golfo con acque piuttosto tranquille e torbide in cui vanno ad accumularsi tutti i sedimenti che derivano dalla distruzione delle Alpi che si stanno gradualmente sollevando a costituire quel complesso che prende il nome di Molassa Veneta. All'interno di questo golfo erano numerosissimi questi delfini che sono adattati appunto alla vita in laguna, alla vita anche in condizioni di acqua dolce, simili alle inie che troviamo adesso sul delta del Gange o anche in altre regioni tropicali del mondo, e probabilmente c'era anche un rapporto, diciamo così, di commensalismo con gli squali, nel senso che questa era possibilmente una zona di riproduzione, era una baia abbastanza tranquilla, quindi le femmine venivano qui a riprodursi e gli squali ne approfittavano, quindi venivano qui a predare. Questo complesso che abbiamo definito Molassa Veneta è un pacco piuttosto cospicuo di rocce, andiamo nell'ordine delle centinaia di metri di spessore di rocce, che hanno delle caratteristiche che variano dall'argilla alla sabbia. Quindi abbiamo delle grandi alternanze, adesso non vi do i dettagli perché sono delle cose abbastanza specialistiche,
Comunque l'unica curiosità è che il nome molassa deriva da mola, perché le parti arenacee, quindi le parti più sabbiose, sono costituite da frammenti di quarzo, quindi sono molto abrasive, e venivano cavate per produrre delle mole per affilare i coltelli. Di solito venivano vendute e prodotte e vendute nella zona di Maniago, che è proprio la zona dei coltelli qui nell'area triveneta. Alla base di questo complesso che prende il nome di molassa c'è la roccia su cui siamo appoggiati in questo momento, che prende il nome di Glauconia di Belluno. Questo complesso è estremamente ricco di fossili, che ha una caratteristica molto molto particolare, questo colore verde bottiglia, penso che si veda abbastanza bene, e questo colore verde bottiglia deriva dal fatto che si tratta di un'arenaria, quindi di fatto di una sabbia cementata, molto ricca in un minerale che è la glauconite, che è di colore verde bottiglia. È un minerale che è presente in quasi tutte le rocce sedimentarie, ma qui è particolarmente concentrato e quindi vi sta a determinare questa venatura, diciamo così, questa tinta della roccia, che è molto molto peculiare, molto, spicca molto rispetto a quelle sovrastanti e sottostanti, che tendono ad essere grigie o nocciola. Questa successione di rocce sedimentarie del Miocene, che è l'oggetto dell'escursione di oggi, sono molto importanti anche per lo studio della paleontologia dei vertebrati, perché verso la fine dell'Ottocento, soprattutto nei primi del Novecento, furono rinvenuti in grande abbondanza resti di odontoceti, i mammiferi marini, che furono principalmente tra l'altro recuperati e studiati da Dal Piaz all'inizio del Novecento e fanno vanto attualmente nelle collezioni del nostro Museo di Geologia e Paleontologia. Chiaramente i fossili vertebrati marini di questo tipo sono particolarmente rari. Oggi durante l'escursione abbiamo trovato solo qualche frammento di osso, però quando si è un po' più fortunati, soprattutto quando c'è un'intensa attività di cava nei livelli giusti, si possono rinvenire pezzi eccezionali. Ormai non c'è più attività di cava intensa come decenni fa, però ripeto, tutto quello che è stato trovato di interessante in questo momento è depositato a Padova. Però i nostri studenti chiaramente sono alle prime armi e per loro è tutta una scoperta, tutta una novità, e penso che per loro sia molto interessante e formativo. Anche vedere le difficoltà, perché bisogna fare ogni tanto, si vede un po' gli Indiana Jones, e attraversare posti un pochino impervi e difficili da raggiungere. Questo è il difficile mestiere del paleontologo e del geologo che lavora in campagna, ecco, questo quanto. Alle attività ha preso parte anche il geologo Danilo Giordano, esperto conoscitore delle Dolomiti. Le Dolomiti hanno una storia geologica unica, che è quella che le rende montagne patrimonio dell'umanità. Sicuramente il periodo clou della geologia delle Dolomiti è quello che viene inquadrato nel Ladinico, cioè nel Triassico Medio, quando le Dolomiti erano un mare caldo tropicale con delle piattaforme carbonatiche simili agli attuali atolli corallini, anche se non erano i coralli che costruivano queste piattaforme, ma erano soprattutto dei microrganismi sostanzialmente, quindi dei microbi in grado di fissare il carbonato di calcio. Queste grandi piattaforme carbonatiche, che avevano un rilievo di circa 800 metri rispetto al fondale marino vicino, sono state sepolte da un evento vulcanico che ha avuto il centro nella zona della Marmolada e ha ricoperto la maggior parte delle Dolomiti. E la chiave del paesaggio dolomitico è proprio questa, perché a distanza di 235-240 milioni di anni il paesaggio delle Dolomiti si ripropone come quello del Ladinico, quando avevamo delle piattaforme in mezzo al mare, adesso abbiamo delle montagne molto alte in mezzo a delle valli o montagne più basse. Quindi diciamo che le Dolomiti ricalcano un po' l'assetto paleogeografico durante il Ladinico. Noi qua siamo nella Val Belluna, per cui abbiamo terreni che sono relativamente recenti, perché andiamo dall'Eocene, che sono gli strati che abbiamo qua sotto, all'Oligocene e al Miocene, che sono quindi terreni piuttosto recenti. I fossili che troviamo in queste rocce sono per la maggior parte molluschi di tipo bivalvi, un po' meno gasteropodi. I cefalopodi sono molto molto rari. Poi troviamo denti di squalo soprattutto, di varie dimensioni, anche se quelli grandi dei Carcharodon, dei Carcharocles, sono effettivamente piuttosto rari. Secondo me cercare fossili è una cosa meravigliosa, perché quando spacchi un sasso sei la prima persona che guardi cosa c'è dentro, quindi ogni blocco che rompi è un'esplorazione. Alla fine l'uomo, secondo me, ha l'istinto dell'esploratore, quindi andare a cercare fossili è una specie di piccola esplorazione. E se trovi poi qualcosa,
diciamo che un fossile ha tanto da raccontare, per cui a differenza dei minerali che sono magari molto belli, però il fossile ha una storia da raccontare, quindi la bellezza del fossile per me è proprio quella. Quando ero giovane giravo tanto e trovavo poco, adesso non ho tempo, giro poco e proporzionalmente trovo molto di più, però è sempre una questione di dedicare tempo e bisogna avere tempo per girare, insomma, ecco. Quindi fate quello che vi piace, che renderete al massimo nel lavoro che farete.